roba di Cerberus. Che diavolo sta succedendo, comandante? E cosa ha a che fare con i Turian? Le coordinate di Victus corrispondono alla valle di Kelfic, un'area densamente popolata. Non so dirle altro. L'istinto mi dice che c'è qualcosa di strano qui. Cosa suggerisce? Cerca di far parlare il Primarca. Avvertiamo l'esercito Krogan? Io aspetterei. Sappiamo ancora troppo poco. Finché la genofagia non verrà curata, le relazioni tra Turian e Krogan saranno fragili. Non rischiamo. E questa bomba? Quante truppe ha Cerberus a proteggerla? Non lo so. So solo che... non devono far detonare quella bomba. Tienimi informato. Hackett, chiudo. Primarca Victus. Ottimo lavoro, Sottochunk. Sono lieto che abbiate... Primarca, perché non mi ha avvertito della bomba di Cerberus? Perché nasconderla? Che cos'altro non mi ha detto? Non ho niente da rivelarle. Perché l'alleanza funzioni, devo fidarmi di lei. La nostra amicizia è recente, comandante. Lei mi svelerebbe informazioni in grado di mettere la Terra a rischio? Perché dovrei rischiare la nostra alleanza mentendole? Non ha senso. Decisioni come questa sono un grosso peso per me. Quando ero generale potevo lasciarle alla catena di comando. Ora ci sono solo io. Sa cosa intendo? Certo. Ehi? Ehi. Questo è tutto. Ah, un'altra cosa, comandante. Grazie per aver salvato mio figlio. Le sono grato per ciò che ha fatto, comandante. La situazione con i Krogan è già abbastanza complicata. Anche se non così complicata come svegliarsi una mattina e sapere di essere il nuovo Primarca. Sì, grazie. Inizio a comprendere perché i leader sembrino spesso così soli. Gli scenari più catastrofici spesso non sono solo teorie. Tra 5 minuti dovrà affrontarne uno. Ecco perché servono degli alleati. Sì, ha ragione, ovviamente. Posso fare qualcosa per lei? È tutto. Certo, comandante. Che cos'era tutta quella storia con il Primarca? I Turian hanno in mente qualcosa? Non era nulla, non ci pensare. Certo. Va bene. Per ora è tutto, Vrex. Torniamo al lavoro. Quando vuoi. Quindi i razziatori non hanno colonie. Non possono essere bombardati o bombarderemmo quel che resta dei nostri pianeti. Formano il loro esercito con i nostri civili. Non hanno rifornimenti. Come possiamo pensare di barrarli? Comandante, le tue azioni su Tuchanka hanno innescato un grande traffico di messaggi Turian. Cosa dicono? Mi dispiace, ma è tutto criptato. Impiegherei una settimana a decifrarli, se mi fosse consentito. Comandante? D'accordo, eccotene un'altra. Risale ai tempi della guerra dei Rachni. Un Krogan e un Salarian atterrano su un pianeta dei Rachni per una missione segreta. È assai improbabile. I Salarian raramente prendono parte a spedizioni su pianeti occupati dai Rachni. Non è questo il punto. Dunque, i due salgono su una collina, attraversando questa fetida nebbia verde. E una volta giunti in cima, escono dalla nebbia e il Salarian vede migliaia di Rachni. Si gira verso il Krogan e dice: beh, questo sì che mi rende nervoso. E il Krogan risponde: credi che questo faccia paura? Quando sarà finita, io dovrò tornare in quella nebbia tutto da solo. Questo implica che il soldato Salarian sarà morto. Sì. Grazie per aver appena smontato una barzelletta vecchia di 2000 anni. È una barzelletta che si basa su stereotipi razziali. Il Krogan appare rozzo e insensibile, mentre il Salarian appare debole.
Stereotipi come questo hanno portato allo sviluppo e all'uso della genofagia. Beh, sì, ma è anche una delle poche barzellette che raccontano sia i Salarian sia i Krogan. La comicità non è mai gentile. A volte è un modo di esternare le cose brutte che la gente pensa. Dunque, è andata bene. Lieto di vedere che anche i Turian possono perdere il controllo come noi. Sono sotto pressione. Hai rubato la Normandy. Ti sei fatto ammazzare dai collettori e ci hai guidati in una missione suicida nel cuore della galassia e non mi sono mai ammutinato, neanche una volta. Comandante? È notevole il fatto che tu sia ancora in vita, Shepard. La probabilità di sopravvivere tanto a lungo è piuttosto ridotta. Salve, Shepard. Basta parlare di me. Cosa facevi prima che ci incontrassimo qui? Oh, sai com'è? Niente di che. Avanti, dimmi tutto, Zoni. E va bene. Sono uscita indenne da battaglie esplosive contro Cerberus. Ho aiutato Shepard a fermare un assassino robotico su Marte. Ho scoperto i progetti di un'arma finale Protean rimasta sepolta per 50.000 anni. Ah, e questo lo chiami niente di che? I Turian in missione segreta su Tuchanka, eh? Nessuno mi aveva avvisato. Ciao, Shepard. Chissà come andrà a finire con la bomba su Tuchanka. In ogni caso, non possiamo permetterci di ignorarla. Magari in un altro momento. Allora, Archangel. Mi hai sentito parlare, eh? Il tuo soggiorno su Omega non era passato inosservato. Men che meno a me. Ma c'è una cosa che non ero riuscita a verificare. È vero che avevi ucciso 3 mercenari sole blu con un solo proiettile? No, certo che no. Il terzo aveva avuto un infarto. Non andrebbe contato. Certamente possibile. Richiederebbe esercizi di rafforzamento. Sviluppare muscoli per sostenere struttura ossea indebolita. D'accordo. Sì, posso farlo. Lega del corpo di Ida non flessibile come tessuti organici. Potrebbe causare danni involontari. Consiglio cuscini, imbottiture e pacchi gel. D'accordo, questo è un po' strano, ma sì, va bene. Cuscini. Posizione fondamentale per successo. Posso inviare a Ida diagrammi e video con dati attinenti. Mandali, Ida è piuttosto impegnata con, sai, altre cose. Mandali, solo a me. Non parlerai con nessuno di questo, vero? Ad esempio con Shepard. Beh, Shepard non deve saperlo. Garantisco che Shepard non saprà da me. È proprio dietro di me, non è vero? Vorrei essere lontana. Mi sono informato sugli eventi di Tuchanka. Il soldato Turian avrebbe dovuto accettare le proprie responsabilità. Voi Protean non eravate un popolo molto tollerante, eh? Se fosse stato sotto il mio comando, l'avrei abbandonato nel deserto sepolto nella sabbia fino al collo, con gli occhi in balia della fauna locale. Se fosse sopravvissuto, l'avrei premiato con un bel buco in fronte. I soldati diligenti sono delle risorse preziose. La stupidità di un solo uomo può mettere a rischio la vita di tutti gli altri. I Turian ci stanno nascondendo qualcosa, comandante. Fai attenzione. Tuchanka non è sempre stato così desolato. Un tempo aveva giungle e foreste. I Krogan non hanno avuto bisogno dei razziatori per perdere il proprio mondo. Si sono autodistrutti. Che specie incauta. Sono assorto nei miei pensieri. Non mi piace quel cane meccanico che gironzola per la nave. Intendi Sophie? È così carina. Ma qual è il suo scopo? Credo di avere un certo debole per i cani inutili. Guarda quanto tempo sono stata con te.
Shepard? Qui è tutto a posto. L'incubo continua. I razziatori mietono incontrastati le zone rurali della Terra. Ci sono stati milioni di morti nelle pianure dell'Asia centrale ed è andata anche peggio nell'Africa subsahariana. Scoprirete con orrore cosa succede quando i razziatori avanzano indottrinando senza sosta. In onda su Spazio di Guerra. Comandante? Il figlio del primarca ci è dentro fino al collo, no? Ehi,